A breve partirà a Sottomarino, all'isola dell'Unione per l'esattezza, la festa del pesce azzurro, ottima cosa, soprattutto in un'estate ancora in una frangia dell'epidemia in cui pochi sono gli eventi che si sono potuti organizzare, poche le manifestazioni. Questa è utile per il settore enogastronomico, è utile per gli operatori di questo settore, per i chioggiotti, i locali, i residenti che hanno voglia di svagare, per i turisti perché conoscano i nostri prodotti. Unico lato negativo che va a togliere dei parcheggi. Infatti all'Isola dell'Unione il park Scambiatore è ancora al di là da venire, mentre su quest'area, che adesso viene occupata dagli stand e dalle cucine, era l'ultima zona dove parcheggiavano appunto gli autobus che portavano gli ospiti delle imbarcazioni che ormeggiano sui pontili comunali davanti all'Isola dell'Unione, imbarcazioni che andavano verso proprio il turismo oppure verso il pescaturismo e il turismo. La difficoltà di queste imbarcazioni, di questa frangia di turismo, è che vengono a mancare i parcheggi per gli ospiti che vengono principalmente da fuori. Per cui questo è un deterrente perché appunto si possa sviluppare questo settore quest'anno. A Chioggia c'è un parcheggio che può essere utilizzato allo scopo. Si trova a Borgo San Giovanni, parcheggio Lusenzo, che spesso e volentieri ha molti posti liberi, e il parcheggio che è prospiciente, questo è quello a fianco all'outlet, anche quello molto spesso libero. La soluzione, anche se i due parcheggi sono distanti, potrebbe essere quindi di utilizzare il bus navetta che è stato proprio cominciato, un utilizzo che è cominciato in questi ultimi giorni, che permette di andare qua da Borgo San Giovanni passando per Chioggia, fermandosi alla fermata normale dei bus circolari e dopo arrivare fino appunto all'Isola dell'Unione, dell'Isola dell'Unione. Il problema resta l'orario, infatti il bus navetta comincia il suo turno alle 8:30 la mattina, termina alle 23 la sera e passa ogni mezz'ora. L'unica cosa positiva che si potrebbe fare è che gli addetti del settore trovassero un accordo in modo che si potessero potenziare le corse portandole prima la mattina, cominciandole un orario antecedente, appunto in accordo con gli operatori e che hanno necessità di partire a una certa ora proprio per motivi logistici e riportarli a casa a un'ora che magari sono al di fuori della fascia oraria consentita dal bus navetta. Questa potrebbe essere una soluzione, senza andare a cercare colpevoli se ce ne fossero per appunto il disguido che viene creato, per il disagio che viene creato, ma piuttosto che cercare colpevoli, cerchiamo di fare scaricabarile tra un ente e l'altro, cerchiamo di trovare soluzioni veloci, brevi, celeri, per il modo che questi operatori del settore non vivano ulteriori momenti di crisi, visto che il periodo ne ha già lasciata, molta di difficoltà. Grazie.